Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e benvenuti in questa nuova puntata di Expeditions Conquistador. Ci siamo lasciati dopo una bruttissima rivolta degli schiavi che ci ha purtroppo danneggiato brutalmente la spedizione, la squadra principalmente perché davvero abbiamo tantissima gente ferita. Abbiamo due traumi moderati, uno grave e uno lieve. Ci sarà da sudare. E quindi volevo tornare in città a cercare di comprare delle medicine perché si è messi molto male qui a medicinali. Mi sa che li consumeremo praticamente tutti e quindi conviene tornare il prima possibile in direzione della città. Adesso siamo in montagna e per fortuna dovrebbe essere più comodo difenderci. Perché purtroppo a guardia posso mettere davvero poca gente. Allora, tu cacciatore mi sa che devi stare a guardia, però perché sennò qua perdiamo tutto. Anche tu a guardia. Tu devi essere curato, quindi mettiamo. Allora, Mazzetes. Allora, lui richiede 3-4 medicine. Lui richiede 6-7 medicine. Diamo Alvarado e a te diamo Velasquez. Non ho più altra gente da assegnare a Isabela. No. Diamo Velasquez, scusate. Velasquez lo diamo a Zarraga. Mazza adesso si occupa di Isabela, scusate. 12-15 medicinali, cribbio. Sarà davvero tanto. Razioni, cosa possiamo fare? Possiamo mangiare tutti carne? Sì. Per oggi. Una unità di carne abbiamo trovato, porca miseria. Zaraga ha migliorato le sue condizioni, Echeverria ha migliorato le condizioni, Isabella. Enrique invece ha peggiorato. Lo so, però non ho quattro dottori purtroppo. Ma non era questa la strada per la città? Mi sa di no. Là c'è un oggetto verde, non so cosa sia. Mi sa che ci siamo persi. Ah, però purtroppo sono ancora tutti malati, vero? Eh sì. Eh sì. Ah, lei guarisce. Lui guarisce. Togliamo a Zarraga, mi spiace. Ma non posso permettermi che lui diventi troppo grave. Ma che poi tu potevi anche stare a guardia al posto che andare a cacciare. Sì. Isabella si è rimessa e gli altri hanno migliorato le condizioni. Ok, speriamo di trovare dei medicinali qua dentro. Corda, cosa me ne faccio dal corda? Me lo spiegate? Fortuna che è tornato l'altro medico. Delle medicine, cioè delle erbe, però dobbiamo cioè trasformarle in medicine. Come passo di qua? Si può passare da questa zona? No. A che giro mi fa fare? E scendiamo giù di qua. Boh, mi dice di passare di qua. Vedremo un po'. Dobbiamo accompagnarci, accamparci di nuovo. Allora, Isabella è sana e quindi la metto a di guardia. E Zarraga, facciamo così. Purtroppo consumiamo altre razioni, però almeno. Ah, si è rimesso completamente. Si è rimesso. Tutti rimessi completamente. Ottimo. Però non abbiamo più praticamente medicinali e stiamo consumando anche un sacco di razioni di cibo. Dovremmo essere sulla strada verso la città, no? O no? C'è una cassa. Però no, dovremmo ben essere verso la città. Allora, andiamo qua così. Sì, la città è appena là dietro.
Se abbiamo trovato 4 unità di legname. Sì, ci dobbiamo accampare qua, vicino alla strada, in realtà. Allora, Velasquez lo metterei a mettere da parte delle erbe e Alvarado anche a sto punto. Il casino è che allora abbiamo lui di caccia può andare. Lui sta di guardia, lui sta di guardia e chi mettiamo di allora? Lui va a cacciare tutta la vita. Lui va a cacciare tutta la vita e lui va a cacciare anche. Ok, speriamo che trovi una sufficienza. 9 unità di carne, beh, non è tantissimo però. Oh, siamo rientrati in città. Santa paletta. Salviamo intanto già che ci siamo. Ok, andiamo un attimo qua al banchetto del commercio perché. Allora, mi sa che qua non ne vogliono, vero? Non vogliono tesori, no. Razioni, posso comprarti delle razioni? Costano un sacco di tesori le razioni. Medicinali. Cioè, questi vanno a 137, questi vanno a 176. Mi sa che vado di medicinali. Però. Ne ho bisogno, sì. Vada per i 1200 tesori. E qua l'equipaggiamento costa davvero tantissimo. Mi sa che ci prendiamo altre 20 razioni e boh. Se no abbiamo un po' di medicine. Andiamo un attimo qua alla chiesa a vedere se per caso il prete aveva qualcos'altro. Ah. Ha un altro messaggio da darci. Il vescovo Padilla si è ammalato e sta per morire. Nessuno di noi qui è in grado di identificare il morbo. È senz'altro una malattia esotica e locale. Permettetemi di dargli un'occhiata. Ah no, però mando un tizio perché se è contagioso è meglio. No, beh, ma ricorda c'è un game over. Non posso morire io, credo. Sì, assolutamente, forse potrete aiutarci. Frate caro, ti conduce attraverso le sale della cattedrale fino agli appartamenti del vescovo. Il vescovo è costretto a letto, sepolto sotto diversi strati di coperte nonostante fuori faccia molto caldo. Compi tutte le manovre necessarie, ma non riesce a capire di cosa si tratta. A quanto pare è una malattia sconosciuta che colpisce sia il corpo sia la mente, a causa della quale il povero vescovo ha la pelle gialla, una terribile febbre alta e farfuglia cose senza senso. Io sono troppo onesto e glielo direi, però Mazzetes Conquistador, Julius Mazzetes, che cosa farebbe al mio posto? È un conquistador, quindi non è che guarda particolarmente a scrupoli. Si inventa qualcosa. Ti metti sul momento parole latine di fantasia e caro sembra alquanto sollevato per il fatto che tu sembra sapere perché il vescovo stia male. Ero sul punto di suggerire di trovare un uomo che in particolare potrebbe sapere come curare un morbo come questo, ma ora vedo che avete tutto sotto controllo, capitano. Oddio, ci facciamo la figuraccia! Oh, beh, ecco, non fa mai male sentire una seconda opinione. Chi è la persona di cui parlavate? In passato il vescovo ha sempre consultato Pedro Bermudez e sempre senza dubbio il medico più dotto e competente di tutta l'isola. Ahimè, il signor Bermudez
Contravvenendo agli ordini del governatore, si è recato in un villaggio di pescatori sulla costa settentrionale per indagare sulle voci di una nuova epidemia di varicella tra i nativi. Perché si sarebbe interessato dei nativi? Il dottore ha sempre preso molto seriamente il giuramento di Ippocrate. Il governatore gli aveva proibito di andarci? Naturalmente, c'era bisogno di Bermudez qui, come dimostra questa terribile situazione con Sua Eminenza. Lo rintraccerò e tenterò di riportarlo qui per visitare il vescovo. Grazie, capitano, siete un vero paladino cristiano. Andate con la benedizione di Dio. Un piccolo contributo dalla Chiesa alla nostra spedizione sarebbe decisamente utile. Ah, sì, certo, capitano, è una richiesta molto ragionevole. Al vostro ritorno vi garantirò il trasferimento di un compenso di 2.000 preziosi dalle nostre riserve. Ottimo. Allora, siamo di nuovo tutti a posto, però cosa stavamo... Noi eravamo andati là a cercare la gente. Devo tornare sulle montagne. Quello è il villaggio di pescatori che mi ha detto dove c'è il vescovo, però noi stavamo andando a cercare la gente dispersa. Allora. Ma tra l'altro se vado qua a parlare cosa succede? Niente, appunto. Questo invece cos'era? Ah, ok, questa cura. Buono a sapersi. Là c'è il tizio sempre che ha perso la moglie. Cioè che l'ha persa proprio che non la trova più. E... ci sono delle erbe là. Sì. Se andassi in questa direzione poi devo tornare indietro a lungo di un giorno. Però ho bisogno di medicinali effettivamente. Otto, sai che roba? 5 movimenti. Mi sa che sto di qua, che sulla strada non è ottimo accamparsi. E ci accampiamo. Allora, conserviamo. Ok, erboristeria, caccia 65. Proviamo a vedere un attimo. Unità di carne, ne mangiamo 9, così non consumiamo troppe. Ma no, com'è solo 4 unità di carne abbiamo trovato? Porca pupazza. Avevo solo 30 di esperienza disponibile, ma mannaggia la miseria. Eravamo sbucati di qua, se non ricordo male, no? Quindi andiamo di qua in questa zona sulle montagne a vedere se per caso... Troviamo la donna in questione. Ah, siamo finiti sul sentiero. Stupido che sono. Vabbè, tu caccia. E consumiamo 7 razioni, scusa dire. Oh, invece ci è andata bene, per fortuna, per fortuna. Allora, andiamo in là. Vorrei capire, dove erano quei luoghi di interesse di cui parlavamo prima? Allora, ce n'è uno qua sopra, che forse è dove eravamo stati attaccati dai nativi, non mi ricordo. Delle erbe! Non mi sa che però non si arriva di qua a quel luogo di interesse. Forse si sale qua sopra, boh. Comunque, dobbiamo accamparci. Allora. Sai che possiamo togliere uno dalla guardia e metterlo a caccia. E razioni. Assegna a tutti la carne così non ne consumiamo troppo. Cribbio! Solo 6 unità di carne. Abbiamo già praticamente consumato le 20 razioni che abbiamo comprato a caro prezzo. Porca d'una miseria. Allora, abbiamo ottenuto le altre foglie, se non altro. Qua dov'è che era? No, niente, ci fa fare il giro.
Allontanati dal sentiero finché c'è possibilità. Per solo è tutto super difficile, allora. Erboristeria, va bene. Razioni, abbiamo poche razioni. Poche razioni. Mi sa che devo mandare qualcun altro a cacciare. Proviamo. Ok, il registro aveva trovato 12 unità di carne, ma alleluia, abbiamo già finito le razioni comprate. Qua ci sono delle altre medicine, mi sa che vado a prenderle assolutamente perché... Lascia stare, si è messi davvero male in quanto a medicine. Ma dov'è che era quel luogo di interesse allora? Ma aspetta, abbiamo la mappa orientata bene? No. Perché se la strada va in su così, sarebbe tipo... Ok. Quindi noi stiamo guardando dalla parte... Dovremmo andare a sinistra di qua, ma... Qua non ci fa andare perché... Boh. Dove siamo tra... Ah, noi siamo là. Ah no, dobbiamo accamparci. Come guardi il 68? No, 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 no. Proviamo 76. Ok. Ok, alleluia. Erano su di qua forse i punti di interesse? Su di qua forse, sì. Non lo so, io non vedo niente qua. E non so neanche se lo trovo al punto di interesse quella tizia là. Ho l'83%, possiamo provare a toglierne uno per mandarlo a cacciare? Per aumentare del 2%, no, dai, facciamo così. Sì, 17 unità di carne, ottimo! Uff, inizia a girare un po' il discorso. Allora, qua ci sono delle rovine, ma niente di chissà che cosa. Proviamo a salire in su di qua. Erano su un altipiano, quindi, boh, saranno da queste parti. No, ma non vedo nessuno. Non vedo neanche nessun luogo di interesse. Però dovrebbe esserci un luogo di interesse tipo da queste parti, dice. Ah, dall'altro lato vedo quel... Ma non è un luogo di interesse, quella è una cassa. Boh, proviamo a esplorare la zona, non capisco bene cosa fare, ma... Lo facciamo. Allora, razioni. Mangiamo tutta la carne e in più conserviamone. Tu conserva... No, tu conserva. E mettiamo un cacciatore in più perché mi sa che ci serve. No! Ho preparato 6 razioni, ma me ne ha rubate 14. Andiamo giù di qua, non so neanche, non capisco più neanche dove stiamo andando. Dovrebbe esserci un evento miracoloso a destra e uno a sinistra. Qua ci siamo già passati però perché quell'affare è già stato visitato. Ma io non vedo niente da nessuna parte.
Bisogna anche fare il giro per scendere giù di sotto. Porca miseria. Allora, tu hai finito le tue erbe. Ottimo, quindi vai a cacciare. Tu caccia e... Con 70% spero di riuscire a fare qualcosa o no? Oh, 13 unità di carne. Ottimo. Uno dei tuoi uomini che attualmente ha bevuto... Oddio, da una sorgente che scorre lungo una parete di roccia ricoperta di terra. Poco dopo ha iniziato ad accusare terribili dolori di stomaco. Bernardo Trevino ha soltanto una semplice infezione gastrica. Dovrà sottoporsi ad adeguate cure per un paio di giorni. Oddio. Ma ci sono degli eventi strani qua, non sto vedendo niente. Stiamo andando giù verso la costa, di nuovo. Non abbiamo mica incontrato nessun luogo di interesse particolare, forse su di qua, boh. Ah, moderatamente malato, fortuna che posso occuparmene io, però ho altre medicine che vanno via, ne abbiamo solo 98. Beh, ok che prima ne avevamo 50, però... proviamo. Ma come? No, non ho guardato le risorse. Ha migliorato le sue condizioni, ok, ma è ancora malato sto demente. Si è messi super mega male, ragazzi. Ah, qua c'è l'evento, eccolo. Il luogo di interesse. Beh. Costa. Allora, costa quel che costa. Costa una cifra. Un'unità di carne, ma tutti che mangiano carne voglio, ok? Ho solo ottenuto 7 unità. Cosa vuol dire più zero? Ma mi sta prendendo in giro? Mi ha trovato delle erbe. Allora, punto di interesse si è rivelato una fregatura. Vediamo se ci sono gli altri punti di interesse qua nei dintorni. Perché non so. Ah, qui c'è questa famosa cassa. Montagna, caccia è difficile. Quindi allora, tu stai di guardia e tutti gli altri di caccia? Ci si prova? Se lo vai anche tu a caccia, meglio guardia, meglio guardia. Mangia tutti carne, vero? Non ce n'è abbastanza per tutti. Oh, ma ne hanno trovate 12, ottimo. Beh, non fossimo partiti con 90 e ne abbiamo 57. Là ci sono delle erbe, ma sono appena passato da quel lato. Mi sa che dobbiamo tornare in giù. Continuare a esplorare in questa direzione. Qua c'è una cassa, vediamo cosa troviamo. Allora, giungla, caccia, guardia. Vai di caccia anche tu? Di guardia anche tu? Vai di guardia. Razioni, mangiate tutti carne. Ottimo, 17 unità di carne. Cosa c'è qua sotto questa roba rossa? Ah, il cinghiale. Ci sono altre erbe, tanto devo passare da qua sotto. Ovvio, riusciamo a pigliare il cinghiale. Sì, ottimo. E riusciamo a prendere Claire, vero? Buonissimo. Allora, adesso abbiamo un po' di roba da mettere sotto vuoto. Quindi, allora, tu fai che conservare e... Anche tu conserva. Caccia 42 è una brutta storia, però... Mettiamo anche lui da cacciare.
48% è una brutta situazione, però. Ma vaffanbrodo, hanno rubato 14 unità di medicine. Termini il tuo passo e vai a cercare Antonio. Segui il sentiero preso da Antonio, non hai problemi a rintracciare le sue armi nel fango molle. Trovi Antonio Velasquez appena fuori dal campo, in ginocchio su una larga chiazza di muschio con dell'interiore animali sparse davanti a sé. Che fate qui fuori? Antonio Velasquez fa un balzo con grande sorpresa. Ma Zetes, io. Mi avete seguito fin qui dall'accampamento? Vorrei solo assicurarmi che stiate bene. Sì, certo, vi ringrazio per la vostra preoccupazione. Qualcosa non va? Mi chiedo cosa stiate facendo con quegli intestini. Io. Innanzitutto vi assicuro che non c'è niente di occulto o demoniaco in questa pratica. Rispondete alla domanda. Avete mai sentito parlare di aruspici? Epatomanzia, diminuzione attraverso le viscere degli animali? Si tratta di una pratica antica e abbastanza innocua, fatta eccezione per l'animale, suppongo. Gli animali non dovrebbero essere sacrificati correttamente? Ho dato una mano in cucina stasera. A pensarci bene, spesso vi proponete per dare aiuto in cucina. È un'arte in declino, così rara da non meritare nemmeno l'ira della Chiesa. Non conosco altri che la praticano in Spagna, al di fuori di me e del mio mastro defunto ormai da tempo. Ne deduco che avete imparato la rospicina dallo stesso maestro che vi ha insegnato la medicina. Ha gettato le basi della mia conoscenza, sì. Sono sempre stato più interessato a quel percorso, con suo grande sgomento. Ho trascorso tutti i miei anni mettendo in pratica quanto mi hai insegnato, imparando ad aiutare le persone direttamente, fisicamente. Quindi voi siete essenzialmente un druido? Capite ora perché mantengo il segreto sulla mia educazione? Sì, sarebbe meglio continuare a tenerlo per voi. La vostra discrezione significa molto per me, capitano. A meno che non diviniate il terribile destino dell'intera compagnia, in quel caso vi prego di farmelo sapere a tutti i costi. Ride e annuisce. Ritorni all'accampamento prima di addormentarti, odi accanto alla tua tenda i passi leggeri di Antonio mentre rientra dal rituale clandestino. Quindi è un aruspice, un druido. Di qua però non si passa, è chiuso il passaggio, dobbiamo tornare indietro. Porca la miseria! Allora. Ragazzi, innanzitutto tutti mangiano carne. 15 ne conserviamo, io ne conserverei anche di più a sto punto. Bei bimbi. Allora. Tu di caccia hai due però. Sono tutti solo con due. Conserva. Mi sa che devo mettere tutti a conservare. Conserva e conserva. Non troveremo niente, ma almeno mettiamo da parte 25 unità di carne, che è più di quanto potessi sperare di trovare. Conserva anche lui? Sì, dai, proviamo. Ok, ottimo. Allora, almeno siamo tornati a 99 unità di provviste. Vediamo un po' dove andare. Mi sa che dobbiamo ritornare in là sulla strada maestra perché qua non siamo riusciti a trovare nulla. Di sopra non si passa. Mi sa che dobbiamo tornare in questa direzione. Ma lo faremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e a commentare, lasciare un commento qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.